Salve, oggi vi mostro come realizzare un semplicissimo porta cioccolatini di questo tipo, molto semplice da realizzare. Andiamo a vedere come l'ho fatto. Quindi, per realizzare il nostro porta cioccolatini, andiamo a prendere il nostro panno Lenci e andiamo quindi a ritagliare anche da una sagoma di un piatto, quindi rotondo, che sia delle dimensioni che desiderate, e andate quindi a tracciare lungo il tratto il vostro segno, fino quindi a realizzare tutta la circonferenza. Andate poi a ritagliare quindi, dopo aver ritagliato la vostra sagoma, andate a piegarlo quindi a metà in questo modo e andate a mettere un po' di nastrino, quindi passando da un lato all'altro lato in questo modo. Andate a mettere i quattro angoli alla distanza di 3 centimetri, quindi lasciate 3 centimetri e lasciate un centimetro di margine qui di lato, quindi andate ad inserire con un ago per la lana quindi il vostro nastrino stretto e andate a fare quindi la stessa cosa da un lato e dall'altro. Poi girate il vostro cerchio in questo modo e andate quindi a fare la stessa cosa anche per questi altri due angoli. Una volta che avete inserito tutti e quattro i vostri angoli, il gioco è fatto, quindi basterà stringere in questo modo e andate a fare i vostri piccoli fiocchetti nei quattro angoli, andando quindi a stringere sulle quattro posizioni. Quindi andate a piegare in questo modo e andate a stringere bene. Una volta che avete stretto tutti e quattro i vostri nastrini, il vostro portaoggetti sarà pronto. Una volta che avete legato tutti e quattro quindi gli angoli, andate a piegare leggermente, quindi andate a fare una leggera pressione nei quattro angoli in questo modo e andate quindi a dare la forma al vostro porta cioccolatini. Inoltre, con un po' di nastrino o con un po' di merletto in questo modo, andate magari a decorare se vi piace il vostro cestino in questo modo. Potete decorare sia la parte, quindi la base di sotto, magari mettendolo anche in questo modo in diagonale, oppure potete aggiungere dei piccoli fiocchetti semplicemente qui, o li andate a cucire oppure li andate ad incollare nei quattro angoli oppure soltanto uno, insomma decidete un po' voi come volete decorare al meglio il vostro porta cioccolatini. Potete anche inserire delle perline, delle pietre luccicose, insomma, a voi la scelta. Questo è il mio semplicissimo lavoro, spero che vi piaccia, vi aspetto tutti alla prossima. Ciao ciao, grazie, un bacio.